mi piacciono le donne, le donne, le donne, le more, le bionde, le grasse, le tonde, top model con due bombe. Il Fabri Fibra. Trovati un lavoro, cazzo! Le grasse, le tonde. Mi piacciono le donne. Amo le donne, lo sai. Ma ci sono donne che non vorrei mai. Bella raga! Ciao Fabri, complimenti, eh! Oh, grazie Ferro! DJ Angelo, sei tanta roba! Grazie, grazie immenso! Le donne con il caldo si scoprono sempre di più, DJ Angelo rischia sempre di più l'infarto, cazzo! Ferrari invece si agita solo quando vede una banconota da 100 euro. Non sono così venale. Non è vero. Ferro, tu per una banconota da 100 euro uccideresti il tuo miglior amico, cazzo. Una volta era 1000 lire. Butteresti il coltello, però vabbè. Ferrari, mi hanno detto che il tuo miglior amico lo cambia ogni 6 mesi. Non è vero, ci mancherebbe altro, dai. Adesso il tuo miglior amico è un certo DJ Pierino. Perché ti ha venduto una decina di serate in Lombardia. Sì, beh, facciamo un sacco di serate insieme. Poi voglio vedere quando DJ Pierino non riuscirà più a vendere. Farà la fine del sosia di Roberto Baggio, cazzo. Io già lo so. Ma è tanto che non sentiamo più parlare del sosia di Roberto Baggio. L'ho sentito prima. Uè Fabri, ma con tutti gli sbatti che abbiamo da fare, dopo che ti hanno intervistato su Rolling Stone, dopo che abbiamo fatto la sponsorizzazione al Footlooker, dopo che dobbiamo andare a mixare il video, sì, ti metti a pensare a sosia di Roberto Baggio? Ma scusa, sei scemo? Tranquilla zio Petardo, tu lo sai che a pensare alle sciocchezze mi rilassa di brutto, cazzo. Anzi, lasciami chiamare questo sosia di Roberto Baggio. Voglio sapere come sta, come gli butta la vita. Sentiamo, la chiamiamo. Sì? Sì, pronto, sono Fabri. Parlo con il sosia di Roberto Baggio. Ciao. Ciao, senti, ti volevo fare una domanda. Dimmi. Dimmi un po', da quando non ricevi una telefonata da Roberto Ferrari? È da 3 anni che non mi chiama, perché da quando abbiamo fatto le serate assieme lo portavo e quindi gli faceva comodo, invece adesso non mi chiama più. Ah, ok, grazie, ti saluto. Ah, ciao, scusa un attimo, chi cazzo sei che mi sono dimenticato anch'io? Vaffanculo, scemo! Vaffanculo, ciao bello. Bella Fabri, ci sei stato dentro di brutto. Bella zia. Dai, passami una Zagabria, che è da stamattina che non fumo. E alle 4 vengono quelli di Italia 1, che stanno cercando la nuova conduttrice di Cotte vero, Mangiata. Cotte vero, visto che la moglie del Caressa è andata a lavorare alla 7, cazzo. Sì. Zia Petardo, sei tanta roba, cazzo. Oh, DJ Angelo, hai sentito? Ho sentito. Cazzo, zia Petardo prende il posto di Cristina Parodi a Cotto e Mangiato, cazzo. Magari, non si sa ancora, aspetta. Qui ci vuole subito una rima speppeteristica. Oh, Mr. Antix, buttaci una base, cazzo. Uè, aspetta, Fabri, che stanno arrivando quelli della troupe d'Italia 1. Dai, liberami la cucina dei calzini, che questi fanno le riprese. Sì, non si possono vedere i calzini, dai. Vabbè, Italia 1 presenta la nuova edizione di Cotto e Mangiato. Conduce zia Petardo. Benvenuti a Cotto e Mangiato, sono zia Petardo. Oggi vi presento la cotoletta con le formiche. Prendete un petto di pollo e lo schiacciate sotto alle vostre Nike fino a farlo diventare bello piatto. Poi ci tirate sopra un uovo e saltate sopra con le scarpe. Prima di mettere sul fuoco la bistecca, ci liberiamo sopra un formicaio. Non andate in sbatta per le formiche, perché una volta sul fuoco verranno cotte anche loro. Ora assaggiamo la nostra cotoletta con le formiche. Buonissima, cotta e mangiata. Uè raga, se mi prendono ci vediamo alla prossima puntata di Cotto e Mangiato, dove vi insegnerò a cucinare la pizza ai 30 formaggi. E adesso a chi rimane sintonizzato ci insegno come si incendiano le puzzette. Prendete un accendino e posizionatelo all'altezza del vostro sedere. Ora cercate l'ispirazione e state pronti a dare fiamma. Quando senti ciao belli, belle raga! Ciao Ferro, trovati un lavoro, cazzo! Bomba! Ciao belli!